Beh, diciamo che lo stato di salute del turismo è, come dire, un pochettino raffreddato, non so se può andare bene come espressione simpatica. Ieri è venuto il ministro Franceschini e ha detto che il turismo crescerà nel 2016, voi ci credete? Ma noi ci crediamo, ma non perché lo dice il ministro Franceschini, ci crediamo perché aziende come la nostra fanno dei forti sacrifici per questo. Allora, se fosse per i politici non ci credo, sono sincera, se per la gente che lavora nel turismo sì. Sicuramente bisogna fare di più, non basta mai quello che si fa dal governo e da tutte le forze politiche che devono sostenere ciò che è un grande mercato per la nostra Italia, insomma. Io credo che regioni come la Calabria, ma anche come la Basilicata, abbiano bisogno di una spinta in più, perché non avendo le infrastrutture giuste devono sopperire a questa mancanza di infrastrutture tramite le invenzioni che i privati come noi si fanno per poter attrarre gente. Quindi aiutiamo le regioni che hanno meno possibilità e cerchiamo di far incrementare il numero di turisti. Da me c'è una strada che è interrotta da 10 anni e tutti, chi viene col navigatore va a finire su questa strada. Ecco, io dovrebbe essere qualcosa a livello politico che lo sistema, a livello comunale, a livello provinciale, ecco, dico, sono delle piccole cose. Secondo Federalberghi ci vorranno circa 5 anni per tornare ai livelli pre-crisi. Sicuramente 5 anni sono pochi, io ne stimo almeno 7-8, perché la crisi ha abbassato di molto il nostro ranking di qualità di servizio. E purtroppo questo è stato un brutto colpo non solo per le strutture ricettive, ma anche per molti dei servizi offerti dagli alberghi e dalla ristorazione italiana. Tra l'altro molte delle attività turistiche sono stagionali, sia in città che a mare, quindi non è giusto spingere allo stesso livello di tassazione per tutto l'anno per aziende che in realtà poi lavorano 6 mesi l'anno. Credo che su questo bisognerebbe lavorare un po' di più.